Un saluto da Alessandra Toni che conduce il podcast con le principali notizie di martedì 4 maggio scelte dalla redazione di Varese News. Sciopero dei lavoratori alla Macchi S.P.A., importante azienda metalmeccanica di Venegono Inferiore. Circa l'80% dei 140 dipendenti si è astenuto per 2 ore dal lavoro, sostando fuori dai cancelli. Si tratta di un evento unico nella storia dell'azienda, che proprio quest'anno festeggia i 60 anni e dove non si è mai svolta nemmeno un'ora di sciopero. I sindacati lamentano relazioni sindacali inesistenti e comunicazioni di decisioni prese senza confronto. Cresce il numero dei frontalieri in Canton Ticino. Alla fine di marzo erano 70.166, oltre 700 in più dell'anno scorso. I dati sono stati diffusi dall'Ufficio federale di statistica della Svizzera. In Lombardia non è stata individuata la variante indiana, lo ha assicurato l'assessore al welfare Letizia Moratti intervenendo in consiglio regionale. Fino ad oggi nei laboratori di riferimento regionale sono stati identificati 5.423 casi di variante inglese, 33 di quella sudafricana, 50 di quella giappo-brasiliana e 34 di quella nigeriana. La Fondazione Sacra Famiglia ha avviato il progetto di housing sociale I Borghi per l'Abitare. Sono 11 gli appartamenti a Leggiuno e a Coquio Trevisago, destinati a persone e nuclei familiari con fragilità, dove vivere in autonomia ma con la possibilità di accedere a servizi sociosanitari in caso di necessità. Le soluzioni abitative sono rivolte a persone o nuclei familiari di massimo 2 persone, in condizioni di fragilità, all'interno di un contesto di assistenza e cura e mettendo a disposizione uno staff di professionisti dedicati. E ora parola a Damiano Franzetti che ci svela i convocati della squadra ciclistica Eolo Cometa per il Giro d'Italia. La Eolo Cometa ha annunciato la formazione che da sabato 8 maggio parteciperà al Giro d'Italia numero 104. 6 i corridori italiani presenti con il varesino Edouard Ravasi che avrà l'obiettivo di curare la classifica generale, 2 invece gli stranieri ovvero il britannico Mark Christian e l'ungherese Marton Dina. Tra gli azzurri oltre a Ravasi ci sono gli esperti Francesco Gavazzi e Manuel Belletti, poi Vincenzo Albanese e i giovani Samuele Rivi e Lorenzo Fortunato, con quest'ultimo preferito in extremis a Luca Wackerman in virtù dell'ottima prova al Giro delle Asturie. Su Varese News ampia intervista al general manager Ivan Basso. L'ex campione di Cassano Magnago spiega come i suoi corridori saranno chiamati ogni giorno ad andare all'attacco con il sogno di conquistare una vittoria di tappa. Da oggi inoltre il nostro giornale dedicherà uno speciale quotidiano al Giro d'Italia con notizie, interviste, curiosità e con tanti contributi per seguire al meglio la Corsa Rosa. Presentato il ricco e variegato programma di Ba Book, il festival del libro e dell'editoria di Busto Arsizio che si terrà da domenica 19 a domenica 16 maggio. Tante le realtà culturali e associative coinvolte per il ritorno della rassegna culturale. Tra gli autori più noti Aldo Cazzullo presenta Riveder le stelle venerdì 14 maggio in sala a Tramogge, mentre il regista indipendente Luis Nero giovedì 13 maggio parlerà di Dante. Ed è tutto anche per questa edizione del podcast che potete trovare sulle principali piattaforme Spreaker, Spotify e YouTube.